giornata. Lo facciamo insieme al direttore del quotidiano Il Gazzettino. Diamo il benvenuto a Roberto Papetti. Passiamo adesso a un'altra notizia. Sfogliamo proprio Il Gazzettino. Parliamo di una teste contro la... Guardate qua nell'articolo, insomma, i manifestanti hanno bloccato treni, stazioni, hanno occupato strade tangenziali, insomma, hanno invaso anche uffici e... Sì. I marò non vanno in carcere. L'alta corte, concludiamo con una notizia che ovviamente è comparsa su tutte le prime pagine del... Domenica, il giorno... Sì, oggi c'è la camera ardente in Svizzera, poi dovrei... E adesso è arrivato il momento di conoscere i sapori tipici della tradizione gastronomica regionale. Come ogni venerdì, insomma, noi daremo spazio alla vostra creatività e fantasia per realizzare delle ricette tipiche della vostra regione. Io vorrei ricordarvi che, insomma, chi volesse venire qua in questo studio e realizzare proprio due ricette in diretta, lo può fare, quindi intanto scriveteci una bellissima email raccontandoci la vostra ricetta, la vostra esperienza, e ricordo anche l'indirizzo: Via Teulada 66 00 95 Roma per la classica lettera, oppure un'email ifattivostri@rai.it, e avrete l'opportunità di conoscere Renato. Imparato i segreti della cucina e della tradizione siciliana dalla sua nonna. Sì, da mia nonna. Associazione Cenacolo dei Siciliani, che è nata proprio per conservare, per divulgare anche le tradizioni siciliane. Quindi chi meglio di lei ci può spiegare questa prima ricetta? Allora andiamo a vedere cosa andiamo a realizzare. Venga, facciamo delle sarde a becca fico. Allora, ingredienti per 4 persone. Questa ricetta 20 euro e 12 centesimi. Ricordiamo che comunque sono ingredienti sempre per 4 persone. E poi utilizziamo... Sì, perché i nobili siciliani andavano a caccia di questi uccelli che si chiamavano becca fico, che andavano a beccare fichi e diventavano grassottelli. Sì. E siccome i contadini... Andiamo alla lavagna per conoscere, allora, gli ingredienti di questa caponata di Rosinedda. Allora, sì, di questa signora proprio che ha fatto parte. E poi di non fare cuocere esageratamente le melanzane, altrimenti si spappola. Certo. Noi chiaramente per i nostri... Siamo pronti, siamo qui, siamo pronti. In tanti. Facciamo siamo vedere. Siamo pronti per il rap. Giancarlo Marcello Adriano. No, ma no, c'è tutto il lavoro dietro, per non farsi, riconoscere. Lo fa, vabbè. Un altro. Ma che è? Attenzione, questo lo dice. Sta suonando. Soldi, ma... Ecco perché l'avevo fatto in 3-3-5. Un po' di spirito, questo ad uso della critica, signor. Ma ecco perché lo sapevo a memoria. Allora, facciamo tutti, in realtà lo sapevo a numero vero. No, io no. Facciamo un numero vero. Faccio il tuo, guarda, che anche no, quello so a memoria. Facciamo un numero vero di una persona che forse è a casa aspettando. Perché ormai lui non compone chiamata, più i numeri, ormai però... fa sempre la rubrica, così rubrica, non memorizza più niente. No, no, non voglio. E molti quando li cancello dalla rubrica è la gioia. Quello quando è vero. Li posso togliere. Allora, vediamo, questo è, lo conosco. Questo dai, pure. Dai, dai, forza. Sono tutti i numeri che conosco. Fare. 600 euro all'uno in al 10. Allora, magari, come dicevo, c'è una persona che è in casa che aspetta proprio noi, magari non c'è nessuno. Attento, non ti farà accorgere. Se ti chiedo se sei tu, tu di no. No. Attenzione, ultimo squillo. Non ci sono, purtroppo. Pensa che non c'è nessuno. Non ci sono. Niente da fare. Sono d'altronde, era Milano. Volevo segnalare una cosa, Luigi, che non abbiamo visto oggi in rassegna stampa. E volevo mostrare la Gazzetta dello Sport. Guardi che bellezza di titoli, che idea formidabile, geniale. Guarda, hanno fatto carina. Tutti i titoli con le canzoni di Dal. Con tutti Galli, chiamo dal programma di Rai 2 Fatti Vostri, dalla trasmissione che è in diretta. Sono là, può controllare, basta mettere su Rai 2. Ma tu sei Rai 2? Come, ecco. Su Rai 2 e vedrà tre avventurieri. Ecco, ci vede? Ci vede? Sì, 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 ci oh, siamo noi, siamo noi. Poteva no, vincere no. 600 euro se avesse risposto col titolo del programma. Ancora il montepremi è basso, se avesse risposto fa... No, buongiorno, caro. Questi effetti se speciali. Se si mette davanti nasconde anche due persone, non cioè, solo una. Beh, e poi effetti speciali, devo dire, qua non ci risparmiamo proprio. No, no, no. Allora, un fine settimana interessante con la luna, che dal segno del cancro poi se ne andrà nel citori di Sanremo tutti e due gemelli. Tutti ripeto. E due gemelli. Scusate, ma quando c'è una verifica io me la spacco. Magari isolati, vissuti in maniera ufficiosa, potrebbero diventare ufficiali. Grazie, allora.
Dopo questa bella iniziativa legata comunque al verde, no? Alla, anche alla Gardenia, passiamo al verde dell'Orto Reale. La giornata di della cicerca, no? Di che si parla? Ah, della zucchina. Luca Sardella. Piccoli, perché io adesso, per esempio, bravissima, con mia figlia, con Giselle, ho iniziato lo svezzamento perché e faccio un brodino dove all'interno... Del... Esatto, stamattina. Sì, io non li avrei comprati, invece mi dici che sono buonissimi. Allora, pensate, poche, un po' di peluria. Pelosina è la migliore, quando c'è la peluria è la migliore. E poi abbiamo un pochino di olio, un po' di sale, un po' di pepe. Sì. Mettete il coperchietto che abbiamo tolto all'inizio, certo, così, e lo mettiamo al forno. Temperatura? 180? Sì, 180, è riscaldato un po' prima, ma dopo pochi minuti che la verdura è già bella croccante, però io che mangio un po' di tutto, io dico sempre attenzione vegetariani, perché sì, bisogna essere vegetariani, ma io dico sempre lì, sì, è bellissimo. Allora,